Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato al programma Fux Fooding e al Sony Xperia Z3 Compact. Ma lasciamo perdere questa maschera che effettivamente è un po' inquietante, infatti è stata realizzata per Halloween, ma poi rilascerò il link in descrizione per chi vuole stamparla e utilizzarla. Quindi questa è disponibile da parte di Mozilla. Comunque, scherzi a parte, benvenuti a questo nuovo video in cui parliamo di questo programma e di questo dispositivo qui, mia disponibilità. Allora, il programma Fox Fooding è stato ideato da Mozilla da un semplice problema. Il problema qual è? Il problema è il testing. Ogni cosa ha bisogno di un testing. Mozilla infatti realizza dei test day per ogni release di Firefox. Ogni volta che esce una nuova beta, una nuova alfa, viene fatto un test day da parte di volontari che fanno parte del QA di Mozilla. Quindi chiunque può entrare in questa attività. Dunque, a parte questo, Fox Fooding viene da dog fooding, che è utilizzato come gergo in ambito aziendale per definire mangiare il proprio cibo del cane, che vuol dire utilizzare e testare gli stessi prodotti realizzati dall'azienda. Quindi, se io produco un software, lo utilizzo in modo perché chi lo realizza è il migliore a trovare i problemi e a risolvere e a riconoscerli rispetto a un esterno. Quindi Mozilla ha ideato questo programma cambiando il nome in Fox Fooding, che si occupa della distribuzione di device di questo tipo, che poi adesso spiegherò, di ROM fatte in un certo modo e di tutta un'altra serie di cose, che adesso approfondiremo. Che cos'è? Se voi andate al link firefoxos.mozilla.community è un sito e vedrete che sarà il nuovo Firefox OS Contribution Hub, che è un punto di riferimento per trovare per i vari dispositivi delle ROM scaricabili e installabili delle varie versioni di Firefox OS. Infatti, se andate su questo sito troverete delle ROM non solo per i device usciti di fabbrica con Firefox OS, come l'HTML One Touch Fire o lo ZTE Open o il Flame o il Gex von Kion, che al momento non ci sono per tutti perché è un portale appena uscito. Mi ricordo ancora quando sono stato a Mozilla Festival la settimana scorsa, ci stavano lavorando, per dire. E praticamente è un portale per trovare le ROM non solo per i device usciti di fabbrica con Firefox OS e trovare delle ROM aggiornate, ma anche un programma per trovare delle ROM per altri dispositivi che escono di fabbrica con Android, come nel caso del Nexus 4, se non mi ricordo male. E la particolarità di queste ROM al momento è che sono tutte riferite esternamente, ovvero di volontari che realizzano le ROM. Però sono quelle meglio funzionanti e fatte meglio. E la peculiarità delle ROM Fox Fooding al momento la possiamo vedere in questo dispositivo, che è il Sony Z3C, Sony Xperia Z3 Compact. Con queste sigle incomincio a complicarmi la vita. Io ho aperto la scheda tecnica perché è un dispositivo che su Amazon costa 430 euro, più del mio OnePlus One che adesso è in carica. E quali sono le caratteristiche tecniche di questo dispositivo? È quad core, 2 GB di RAM, una videocamera da 20 megapixel, molto leggera, tant'è che mi sembra di tenere in mano un giocattolo, che io sono sempre abituato ad avere delle cover che raddoppiano quasi il volume, ed è un bel telefono. Ma perché ho questo dispositivo? Perché questo dispositivo di fabbrica esce con Android. Quindi questo è un testing per avere un telefono di fascia molto alta con Firefox OS e sfruttare quindi tutte le sue capacità a livello di hardware, NFC, Bluetooth 4 e così via, in un dispositivo eccezionale che mi fa rosicare quanto un OnePlus One, perché come qualità sono al medesimo livello secondo me. E come vedete, qui ho una ROM di Firefox OS che mi è stato dato direttamente con Firefox OS tramite questo programma. E cosa ho fatto per entrare in questo programma? Questo programma è molto particolare perché per avere questo dispositivo mi hanno fatto firmare un documento di 6 pagine, perché è un dispositivo costoso, non è come il Flame all'epoca costava 120 dollari, questo ne costa 430, quindi viene distribuito solamente dei volontari che hanno dimostrato una certa conoscenza della community e molto attivi in ambito di Firefox OS, perché lo dovranno utilizzare per 6 mesi tutti i giorni come testing. Io lo utilizzerò come secondo telefono e per proprio testarlo, ma questo programma quindi mi dà la disponibilità di accedere a questo dispositivo con questa ROM Fox, che è una versione di Firefox OS modificata, ovviamente distribuita pubblicamente, che però viene rilasciata già pronta da Mozilla. Infatti a breve usciranno anche per tutti questi device che ho appena mostrato, però il primo ufficiale è questo. E qual è la peculiarità della ROM Fox Fooding? La peculiarità della ROM Fox Fooding è la possibilità di salvare il registro di sistema facendo lo shake, che adesso vi mostro. Adesso il dispositivo dovrebbe aver registrato i log. Se sono riuscito a fare l'animazione, riproviamo.
Ok, è riuscita. Vedete, ha fatto la notifica, ha salvato i log di sistema. In questo modo io direttamente posso... l'ha fatta tutti e due in contemporanea, ci metto un po'. Posso condividere in automatico il log di sistema tramite le applicazioni disponibili per inviarle a Mozilla se eventualmente ci sono dei problemi. Inoltre ci sono anche gli add-on da Firefox OS 2.5. Infatti in questo caso qui ho messo l'add-on che aggiunge per esempio l'effetto pioggia sullo sfondo per verificare come si comporta WebGL, per dire. E questa è una delle peculiarità della ROM Fox Footing, che è pensata apposta per il testing e quindi per lavorarci e tutto il resto. E inoltre la notizia di poco tempo fa che è uscita su Mozilla Axe, che è stata rimbalzata anche da più siti nazionali, del fatto della disponibilità del Boot to Gigo Installer per Android. Il Boot to Gigo Installer praticamente è una pick up per Android che vi abilita come launcher Firefox OS. Praticamente vi posiziona sopra Android Firefox OS, quindi voi potrete avere un vero ambiente Firefox OS sopra il vostro Android e far convivere i due sistemi tranquillamente, e vi cambierà anche il launcher. Però è un progetto che non è ancora in beta, in alfa, infatti non lo troverete su Play Store. È imprevisto di caricarlo su Play Store più là, quando arriverà a livello di stabilità in beta. Quindi al momento lo potete scaricare e provare, ma non potete pensare che funzioni perfettamente, perché è un progetto di testing per di far conoscere ancora meglio Firefox OS. E questo fa sempre parte del programma di Fox Footing. E il programma Fox Footing si occupa anche di realizzare alcune ROM, per esempio per i Zona e Sony Xperia, che sono distribuite, realizzate sempre da volontari. Però questa è una questione che non mi piace approfondire, perché quando si parla di ROM si entra in un territorio molto complicato, perché chiunque realizza ROM e non si sa mai quale funziona o no, e ricevo spesso molte richieste di aiuto su questo, da questo punto di vista, ma io non sono adatto a rispondere di queste cose, perché è veramente complicato. Mettere una ROM non è come installare una distro Linux, anzi è 10 volte più complicato. E quindi Mozilla fa registrare tutti gli utenti che accedono a questo programma di Fox Footing questo documento, per permettere a Mozilla di riavere il dispositivo in caso non si seguano le linee guida e tutta un'altra serie di cose. Ed è un programma pubblico che verrà aperto ancora di più, ma sarà per i volontari. Quindi le persone potranno anche parlare tramite me per chi vuole ricevere questo dispositivo, ma dovrà utilizzarlo effettivamente, non potrà essere come il device che ha distribuito fino adesso Mozilla, che non utilizza ogni tanto e poi non più. Andrà utilizzato tutti i giorni e condivise tutte le informazioni di telemetria, perché verranno accettate quando viene firmato il documento che il dispositivo rilascia a Mozilla, in modo non pubblico. Per lo stesso motivo Mozilla non distribuisce più telefoni gratuitamente come faceva fino a qualche mese fa, perché ha finito Flame. E per lo stesso motivo Mozilla ha avviato un programma di recupero di questi dispositivi da parte di chi li ha ricevuti gratuitamente e non li utilizza. Quindi se tu hai un dispositivo Flame o altri, Xphone o addirittura il tablet che hai, che ti è stato mandato gratuitamente e che non lo utilizzi più, non neanche ci sviluppi, contattami, perché vedremo di recuperarlo per te a costo gratuito e darlo a qualche volontario che... o persona veramente interessata a che lo utilizzi. Quindi sono cambiate un po' le regole. Come accennato, fino a qualche settimana fa ero al Mozilla Festival, che è stato spettacolare. A breve troverete il resoconto completo, perché adesso sono entrato nel programma Global Gatherings del Participation Team di Mozilla e sono un Participation Leaders, oltre che a Mozilla Representative, e mi occupo proprio apposta di migliorare la partecipazione a livello all'interno della comunità e del reclutamento dei volontari, cosa che facevo anche prima, ma adesso seguo tutta una serie di corsi di formazione forniti, realizzati apposta da Mozilla per migliorare in questo. Quindi chiunque è interessato, sollecito di contattarmi, che vi troveremo qualcosa da fare e di sporcarvi le mani a seconda delle vostre conoscenze. Non dovete essere per forza programmatori, lo voglio sottolineare. Stiamo lavorando anche per voi, abbiamo diverse soluzioni, quindi contattatemi senza problemi. E detto questo, spero di continuare a fare i video, perché come comunità italiana abbiamo diverse idee. Se aprire il nostro canale YouTube e cominciare a fare tutorial, hangout pubblici riguardo alla programmazione e tutte le altre serie di cose, ma ho bisogno del tuo feedback. Quindi commenta qui sotto, entra in contatto con noi della community, perché per l'anno prossimo abbiamo molte idee e vogliamo reclutare nuovi volontari e far diffondere il programma Firefox Student Ambassador, che è pensato per gli studenti e per gli universitari, che permette di formare dei Firefox Club all'interno della propria università e di organizzare eventi formativi. Però preferisco lasciarvi un link e di contattarmi direttamente per avere maggiori informazioni, perché è importante entrare in questi programmi, ma entrare anche in contatto con la propria community, perché ci sono gli esperti e le persone che ti possono aiutare, e anche trovare altri interessati, che è molto importante. Quindi non farti problemi a contattarmi. In coda a questo video troverete un video che ho girato oggi di prova con il Sony,
perché sono rimasto molto sbalordito dai balzi in avanti di Firefox OS, perché l'ho utilizzato in precedenza con il Flame, ma non a fondo come questo, perché lo utilizzo come secondo telefono, mentre il Flame l'ho utilizzato solamente per lavorarci. E ad oggi con tutti questi dispositivi ho diverse versioni di Firefox OS, quindi è facile anche notare le differenze. Quindi ricordo, per chi vuole sviluppare, la guida che troverete nella descrizione, che abbiamo scritto noi italiani, di contattarmi, e ci vediamo al prossimo evento che sarà ad Udine il 28 novembre, dove ci saremo noi con uno stand per maggiori informazioni, dove potrete trovare questi dispositivi e sprovare le cardboard con Firefox, Arduino con Firefox OS, i giochi con i joystick con Firefox, e ovviamente seguire i nostri talk, che al momento ne abbiamo addirittura 5, probabilmente se ne aggiungerà un sesto nel programma, quindi vi lascio il link anche per quello, per chi è interessato ci troverà lì, pronti a rispondere a tutte le vostre vostre domande. E detto questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, spero di farne di più adesso che sono entrato in questo programma, però per motivi di lavoro incomincia a essere un po' complicato, perché per chi mi segue sa che realizzo tramite Skills & More dei webinar quasi settimanali, che mi richiedono un po' di tempo di preparazione la maggior parte. Quindi non fatevi problemi a contattarmi se volete avere maggiori informazioni in ambito non solo Mozilla ma anche open source, perché per chi lo sa sono anche dentro la community WordPress ed altre community, e quindi lavoriamo per voi. E detto questo, buon Mozilla a tutti e occhio alla volpe. Stampi da girato con Firefox OS, un Sony ZR3 Xperia Compact, non so se ho detto per dire giusto, è solo un video di prova con Firefox OS 2.5 tramite il programma Fox Fooding. Sarà utile per il video, la video recensione, se si sentirà tramite il rumore, perché questa è una zapata 3D che incide pure, quindi è un test proprio un po' ben avanzato. E vediamo come si vedrà il computer. Secondo me, da come posso vedere già qui, il dettaglio è molto alto, anche perché non è un dispositivo di fascia bassa e non è neanche un OnePlus che ho qui il mio Android. E bene,